Continuiamo con le formule del testo, abbiamo visto nel primo tutorial varie formule e continuiamo con quelle naturalmente più usate. Andiamo a vedere adesso identico. E qui guardate, anche questa è molto semplice come azione, come formula. La scriviamo direttamente, testo, andiamo a trovare identico. Guardate, testo 1 e testo 2, quindi testo 1, poi ci posizioniamo nel testo 2. Dice che è vero. Perché è vero? Perché il primo dato con il secondo corrisponde, sono perfettamente uguali. Quello sotto, vedete, è falso perché ha una C maiuscola, inizia con C maiuscola. E vediamo adesso quello sotto. È falso anche questo, vedete, perché ha uno spazio. Ora andiamo a complicare la nostra formulina con se. Quindi guardate, l'ho scritta di qua. Diciamo che uguale naturalmente, se aperta parentesi, identico questi due, e poi inseriamo questi due dati, se sono identici, quindi punto e virgola, apri le virgolette, spazio, chiudi le virgolette, non scrivere niente praticamente, poi punto e virgola, altrimenti aperte virgolette, scrivi non identico. Infatti se noi aggiungiamo adesso l'uguale davanti, che così si attiva la nostra formula, vedete non scrive niente. Questo perché casa combacia con casa. Se qui scriviamo invece casa case, vedete, non identico, glielo facciamo scrivere noi. Questo può essere molto utile quando abbiamo dei dati su due colonne molto lunghe, facciamo la formula sulla terza colonna e poi la copiamo giù in basso e vediamo se qual è il dato, notiamo subito il dato che non è identico. Andiamo avanti e guardiamo invece adesso lunghezza. Anche questa forma è molto semplice, vedete, la troviamo qua, testo, lunghezza, vedete, dobbiamo inserire il testo che vogliamo trovare, la lunghezza in caratteri. E, scusate, ho fatto un errore, ecco, cancelliamo, e qui guardate, l'ho scritta di qua, lunghezza e 6, praticamente Mario Rossi, troviamo 11 caratteri, compreso lo spazio interno naturalmente. Qui vedete, qui non abbiamo scritto niente, lunghezza viene 0 e qui ho inserito degli spazi prima e dopo, vedete, lunghezza 12. Continuiamo con un'altra formula del testo che è maiuscolo. Guardate, e qui vedete, anche questo è molto intuitivo, in questa abbiamo la scritta Mario Rossi con l'MR iniziale maiuscolo, vedete, e trasformiamo tutta la nostra scritta in maiuscolo. Poi se abbiamo tutto minuscolo invece possiamo usare maiuscolo.inis, vedete, per trasformare l'iniziale in maiuscolo. Il procedimento è sempre quello che abbiamo imparato prima naturalmente, vedete, ci posizioniamo qui sulla nostra cella, andiamo in formule testo e vedete abbiamo maiuscolo iniziale, inseriamo la cella di riferimento, vedete, e ce lo trasforma con l'iniziale in maiuscolo. E poi abbiamo anche la stessa cosa per funzione minuscolo, guardate, abbiamo tutto maiuscolo, ce lo trasforma in lettere tutte minuscole, e anche qui abbiamo delle lettere minuscole e maiuscole, ce lo trasforma tutto in minuscolo. Vediamo adesso ricerca, la formula del testo, vedete qua, ricerca, e qui vedete abbiamo praticamente la ricerca. Quanti, dove si trova un carattere all'interno di una stringa. Praticamente qui vi dice, vedete, è ricerca A di 7. Infatti A è alla seconda posizione, vedete, mi scrive 2. Qui invece è diverso, qui mi dice ricerca di 9, cioè ricerca profitto nella stringa di 8. Quindi vedete 9. Praticamente e se andiamo a contare, margina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, poi abbiamo ottava che è lo spazio, ottava posizione dello spazio, il 9 è profitto, cioè lui mi ha cercato profitto nella seconda, nella stringa e mi ha segnalato la posizione alla nona posizione. Qui invece vedete abbiamo ricerca fra le virgolette su questa stringa e qui mi segnala 4, il risultato è 4. Praticamente, vedete, abbiamo il,
spazio e virgolette, dopo la quarta, dopo il quarto carattere comincia la scritta che è dentro le virgolette. Se io qui all'inizio scrivo, ad esempio, quando, un po', quando, e qui adesso mettiamo l'uguale davanti così lo trasformiamo in formula, vedete mi dà 12, perché vedete c'è lo spazio, quando, spazio, il, spazio, virgolette. Quindi la prima, il primo carattere dentro le virgolette è la 12ª posizione. Andiamo invece a vedere rimpiazza, e qui rimpiazza, guardate. Vediamo prima come funziona la formula vera e propria. Quindi adesso allarghiamo questa cella, e qui guardate, cominciamo, andiamo sul testo, rimpiazza, vedete, adesso ci chiede queste informazioni. Quindi testo precedente, andiamo a vedere, andiamo, ci posizioniamo su bianchi e rossi, quello che vogliamo rimpiazzare. Poi l'inizio, da dove vogliamo che cominci la nostra funzione, cioè dove deve, cosa deve rimpiazzare. Quindi bianchi, per esempio, ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caratteri, poi abbiamo l'ottavo che è lo spazio vuoto, e dobbiamo sostituire rossi, quindi partiamo dal nono. Facciamo 9, numero di caratteri, qui adesso dobbiamo sostituire rossi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, scriviamo 5, e il nuovo testo, e facciamo per esempio Paolo. Vedete? Adesso facciamo ok, e guardate, abbiamo sostituito rossi con Paolo. Questa è la formula come viene inserita. Cancelliamo e vedete, se io alla stessa formula però aggiungo una E commerciale con tra le virgolette, cosa fa? Allora rimpiazza da bianchi rossi, poi 8 alla posizione 8, un solo carattere, vedete, e tra virgolette ho messo la E commerciale, quindi viene bianchi e rosse. E qui la stessa cosa, vedete, rimpiazza di 8, cioè 2014, dalla posizione 3, quindi 1, 2 e 3, cioè dall'1, per due caratteri, cioè il 14, metti 15, e abbiamo 2015. E qui vedete un altro esempio, rimpiazza questo numero qua, 0034 eccetera, il numero di telefono, che è sulla posizione di 10, vedete, rimpiazza, allora 1, quindi dall'inizio, per 4 cifre, quindi lo 0034 viene tolto e viene sostituito da, fra virgolette, numero di telefono. Infatti numero telefono 2 punti, è stato tolto il prefisso praticamente e messo il vero numero di telefono. Altra formula, vedete, andiamo su ripeti, e qui anche questo è molto intuitivo. Se scrivo ripeti tra parentesi e 6, cioè Mario Rossi, per 2 volte, vedete, Mario Rossi, Mario Rossi. Altro esempio, vedete, abbiamo questo tipo di punteggiatura qua su questa colonna, e qui ho scritto 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora cosa succede? Che se io scrivo la formula ripeti, scriviamo ripeti, poi di 8 questa punteggiatura, per quante volte? Per quello che ho scritto qua nella seconda colonna, vedete, mi ripeto 2, 3, 4, 5, 6 e 7 volte. Vediamo ora l'ultimo, che valore valuta, ultime formule, e qui vedete abbiamo, vedete anche qui sempre nel testo, andiamo a cercare valore e valuta, sono gli ultimi due, e qui vedete ho inserito un testo, il numero per il formato testo, poi il formato numero, vedete, se io scrivo qui abbiamo valore, riferimento a questa cella, lo trasforma in numero, è lo stesso, il numero rimane numero. Così anche la valuta, vedete, aggiunge la valuta corrente a questa cifra, sia in testo che in numero, però vedete qui funziona che col formato testo rimane testo e col formato numero lo trasforma in testo. Qui abbiamo gli ultimi 3 esempi, vedete, abbiamo applicato sempre con
formula valuta, la valuta davanti alla nostra cifra, però vedete possiamo arrotondare il nostro numero. Adesso naturalmente abbiamo visto quasi tutte le formule del testo, nel prossimo tutorial vediamo come cercare di creare qualcosa, di fare in modo che quello che abbiamo imparato ci possa essere utile. Sono piccoli esempi naturalmente, ma poi vediamo come. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.